C'è qualcuno che viene appunto accusato, no? Oggi, se rubi, se fai una roba del genere, se ti accusano di rubare, meglio, mettiamola così perché non è detto che tu abbia rubato, se ti accusano di rubare o di aver commesso un altro tipo di reato, no? Reati da politici, diciamo, abbiamo preso di qua, abbiamo corrotto di là, e tutti ti difendono, poi ci sono polemiche sui magistrati, è quasi peggio, agli occhi dell'opinione pubblica, o meglio, stando ai giornali mainstream, essere accusato di essere un pericoloso Novax, no? Perché lì non c'è difesa che tenga. Cioè lì Berlato, appena ti finisce questo, ti danno questa accusa qua, sei immediatamente screditato. Se rubi, ti dicono di aver corrotto, ti accusano di aver corrotto qualcuno, tanto insomma di solito non ti dimetti, aspetti, no, che passi la buriana, ma se ti dicono che sei un Novax, un putiniano, sei bollato a vita. È così, ha questa sensazione lei, perché lei insomma l'ha subita sta roba un po', eh. Guarda, io sono da diversi giorni, sono non per mia volontà, agli onori della cronaca nazionale, di certa cronaca, di coloro che mi dipingono sulla stampa nazionale come un pericoloso Novax, addirittura un negazionista. E per questo dicono, ma questa è certa stampa di sinistra, dicono, ma Giorgia Meloni non doveva candidare, addirittura capolista nel collegio Nord-Est. Non doveva candidare questo pericoloso Novax negazionista. Allora, un conto è che ci sia il sospetto, no? Cioè uno dice, boh, viene reso oggetto di un avviso di garanzia, ci sono delle indagini, non sappiamo se è colpevole oppure se è innocente, resta il fatto che comunque c'è il dubbio, no? E nel mio caso, invece, Certo. sono stato da certa stampa condannato in maniera irrevocabile su delle falsità, perché credo sia nota la mia posizione molto critica sul modo in cui è stata gestita l'emergenza pandemica, diciamo così, legata al Covid-19, sin dall'inizio, no? Non adesso, ma sin dall'inizio. E sono sempre stato critico perché io ho sempre chiesto che ci venisse raccontata la verità. In effetti, io continuo a dire vogliamo verità e giustizia. Allora, sin dall'inizio io ho detto, guardate che io non sono un Novax, non che questa etichetta in qualche modo Ci mi sia qualcosa di infastidisca, ma male, io no? uno per dire sei Novax, quindi devi essere insomma, mitragliato sulla piazza come qualche imbecille diceva in qualche trasmissione televisiva. Ma semplicemente ho detto dall'inizio che io, per il mio ruolo istituzionale, mi sono sottoposto a tutte le vaccinazioni obbligatorie, non solo, proprio perché giro il mondo nel mio ruolo di parlamentare europeo e di conseguenza ho contatti con tantissime persone e quindi mi sono sottoposto volontariamente anche delle vaccinazioni. E però ho scelto nella questione del Covid-19, dopo essermi consultato con dei luminari a livello internazionale, ho scelto consapevolmente di non farmi inoculare queste sostanze geniche sperimentali, che non sono vaccini, perché sono spacciati per vaccini, perché il compito di un vaccino è quello di impedire alle persone di ammalarsi e di poi diffondere la malattia ad altri. Non mi sembra che tantissime persone, pur Cioè lei essendosi fatti sta inoculare dicendo, si è 5 o fatto, gli 6 al, si è dosi, non si siano fatto ammalati. si è, lei dice, se, mi sono fatto altri vaccini in passato, quindi non ho niente di principio contro i vaccini, non volevo questo qua. Posso dirle la verità? Mi ha stupito che l'abbiano ricandidata, lo sa. Mi ha stupito molto, perché io abbiamo fatto delle cose, è inutile che ci nascondiamo, abbiamo fatto delle cose insieme, io l'ho sentita parlare, e insomma, finché certe robe le dico io, le dice qualcun altro, insomma, che va dritto così, ma un politico che prenda di punta questi argomenti come ha fatto lei, beh, devo dire che insomma, ci voleva del coraggio e non ci avrei scommesso, dico la verità, confesso il mio errore, ho forse sottovalutato Fratelli d'Italia, magari parto prevenuto io, ma ho forse sottovalutato il numero di voti che porta Berlato, perché questo è anche vero, voi partiti quando c'hai uno che prende le preferenze dopo devono stare zitti. Però io devo riconoscere a Berlato che sono anni che dice queste cose, anche quando non era in campagna elettorale, anche quando aveva da perdere, le cose le ha dette, le ha chieste, è intervenuto, ha rotto le balle al Parlamento europeo, che era la cosa che si doveva fare. E allora io le chiedo questo, perché escono un po' di cose interessanti, no, in questi giorni, cominciano un po' di cose che dicevamo, cominciano ad avere delle prove. Allora, Ursula von der Leyen rilascia un'intervista, ha rilasciato un'intervista in cui le hanno chiesto della famosa storia dei messaggini di Pfizer.
no, e anche della gestione dei vari contratti. E in questa intervista, ne ha scritto oggi Maddalena Loi sulla Verità, cosa dice la von der Leyen? Dice, ma io non ho mica fatto io le cose, no? Mica deciso io i contratti. Li hanno trattati gli stati, o meglio, li hanno sottoscritti i singoli stati, no? Che è l'esatto opposto di quello che dice Roberto Speranza, che dice di fronte ai giudici, no, ma io non ho mica fatto niente, cioè ha fatto tutto la Commissione Europea, noi abbiamo delegato. In sostanza, Berlato, qua c'è un rimpallo incredibile, cioè dopo essersi vantati, no, di aver salvato l'umanità, di aver detto che i vaccini erano la soluzione a tutti i problemi, adesso è incredibile, non c'è uno che sia disposto a dire sono stato io a portare questa cosa che salvava la vita, no? Abbiamo salvato tutte vite, è merito mio, ho firmato io. E perché non c'è uno? Speranza dice che sono stati quelli della Commissione Europea, la von der Leyen dice che sono stati gli stati, ma insomma, se è una cosa così meravigliosa, perché non c'è nessuno disposto a prendersene il merito? Ma guardi, io apprezzano le persone la coerenza, ma anche il coraggio. Io ho sempre avuto il coraggio di fare delle scelte e di assumere delle posizioni. La ringrazio perché mi ricorda che io queste posizioni, per quanto riguarda la richiesta di avere verità, le ho assunte sin dall'inizio di questa emergenza sanitaria e non certo adesso. E mi assumo la responsabilità delle posizioni che ho assunto e mi sono sempre assunto questa responsabilità, come a suo tempo mi sono assunto la responsabilità di denunciare i ladri del Mose, che voglio ricordare per chi non lo sa, il Mose è quella questione delle dighe a Venezia per fermare l'acqua alta, no? Lì ci fu un'indagine che poi portò a degli arresti illustri, per dire. E io allora venni avvisato del fatto che se avessi continuato a denunciare queste situazioni, mi hanno avvisato chiaramente che mi avrebbero buttato fuori dalla lista, pur essendo stato io sempre uno dei più votati con le preferenze. Io sto finendo il quarto mandato al Parlamento Europeo, mi appresto per il quinto, sono stato eletto con le preferenze 3 volte in Regione Veneto, non per vanagloria, ma per dire che io non sono mai stato paracadutato o paraculato da nessuno. Giorgia Meloni ha scelto di mettere capolista nel Nord-Est, nonostante tutte le polemiche, perché non è che io abbia detto le cose nella mia taverna assieme a degli amici davanti a un bicchiere di vino, le ho sempre dette pubblicamente. E continuo a farlo anche adesso, e l'ho fatto in Europa. Guardi, la von der Leyen, che non ha mai avuto la mia simpatia e che non l'avrà neanche in futuro, dovrà assumersi le sue responsabilità, così come Speranza, così come tutti coloro che ritenevano giusto comportarsi in un certo modo, e se ritenevano giusto comportarsi in un certo modo, si devono assumere la responsabilità delle loro scelte, difendendole, non scaricando ad altri la responsabilità che siano assunti loro. Quindi noi lo diciamo, noi non siamo giustizialisti, vogliamo la verità, verità e giustizia, in modo tale che la gente possa essere correttamente informata e farsi un'opinione. Io non sono mai stato forcaiolo o giustizialista, ma ci tengo che i cittadini sappiano la verità. Quindi è stata la von der Leyen a fare questi contratti poi secretati col segreto militare, sì o no? Qualcuno ce lo deve dire, e ci deve dire perché questi contratti sono stati secretati, se non c'era nulla da nascondere. E stessa identica cosa il governo di allora, no? Quando c'era Speranza. E si dovranno dire le cose, ci dovranno raccontare perché, pur sapendo che questi sieri genici sperimentali erano molto pericolosi per la salute umana, comunque hanno deciso di farli inoculare a forza, attraverso questa vigliaccheria, di obbligare le persone a inocularsi, se no perdevano addirittura il lavoro. Ci dovranno, la se preoccupazione sono convinti era questa, di essere giusto, dicono sì, io ho fatto queste scelte, me ne assumo responsabilità e vi dimostro che queste scelte erano giuste. Invece non hanno mica avuto il coraggio di imporre l'obbligo vaccinale, l'hanno fatto attraverso il ricatto, cioè se tu non ti vaccini perdi il lavoro, e questo è qualcosa di inaccettabile. No, sono perfettamente d'accordo, tant'è che oggi, ancora oggi, noi sulla Verità continuiamo a pubblicare tra l'altro i verbali, insomma i contenuti dei verbali di AstraZeneca nel caso di Camilla Canepa, e la preoccupazione anche di fronte a persone che stavano male era sempre quella: non bisogna fermare la campagna vaccinale. Ci scrivono vari ascoltatori, uno dice adesso ho trovato chi votare, mi ricordate il nome, e si chiama Sergio Berlato in collegamento con noi, e c'è un altro invece che fa una domanda, ma Berlato so che risponde senza problemi, quindi gli facciamo anche le domande così un po' pungenti. Dice il nostro ascoltatore: come mai ha votato a favore del Green Pass globale a vita in Europa?
Io non ho votato a favore del Green Pass globale a vita. Voglio ricordare che inizialmente il Green Pass europeo era stato concepito come uno strumento per facilitare la mobilità sul territorio europeo, per facilitarlo. Poi l'applicazione che ne è stata fatta sul territorio nazionale non era la facilitazione, ma era uno strumento politico, non sanitario, era uno strumento politico per imporci la privazione delle libertà individuali. E questa è la battaglia che abbiamo fatto noi, è la battaglia che abbiamo continuamente fatto per fare in modo che questo strumento, questo passaporto verde, non venisse utilizzato in modo distorto contro i cittadini. E questa è la battaglia. Quindi io dall'inizio tutte le operazioni che sono state ideate, partorite o abortite dalla Commissione europea, le ho sempre combattute. Andate a vedervi le mie posizioni che sono sul mio sito web, sulle mie pagine social, ma avete Adesso riportato anche vorrebbero voi sulla verità in prolungarlo, più occasioni. Come? no? Adesso vorrebbero, l'idea anche spinta dall'OMS è quello di prolungarlo, di farlo, di estendere questo Green Pass, no? Anche qua sono arrivate insomma un po' di richieste per dire teniamo viva la struttura che lo sostiene e quant'altro. E guardi, allora io chiarisco, io sono assolutamente contrario a fare in modo da cedere la sovranità sanitaria da parte dei Stati membri a favore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Sono assolutamente contrario. Lo dico per evitare che ci siano dubbi interpretativi. Io sono assolutamente contrario a riconfermare la von der Leyen a capo della Commissione europea, come sono contrario anche a fare in modo che magari venga sostituita da Draghi, tanto per essere chiari fino in fondo. Ho sempre combattuto e combatto a livello europeo, a livello nazionale, perché bisogna assolutamente che ci raccontino la verità, perché hanno fatto morire tante persone imponendo quel protocollo criminale vigile attesa e tachipirina. Perché lo hanno fatto e chi lo ha fatto? Sulla base di quali evidenze scientifiche? Allora, perché sono arrivati a usare il Green Pass? Addirittura fornendo questo passaporto che dava la possibilità alle persone contagiate e infette di andare a contagiare gli altri, sicure di essere immunizzate da questo amuleto, da questo passaporto verde. Semplicemente questo. Adesso c'è una commissione d'inchiesta che ha voluto il governo Meloni. Voglio ricordare chi critica Meloni. Voglio ricordare che la commissione d'inchiesta parlamentare l'ha voluto la Meloni. Voglio ricordare che a volermi, nonostante o per le mie posizioni di ricerca di verità e giustizia, Giorgia Meloni non è che mi ha messo al 14° posto in lista, mi ha messo capolista. Questa è la dimostrazione da che parte sta Giorgia Meloni, no? Allora, perché altrimenti avrebbe detto Berlato: no, è troppo ingombrante, imbarazzante, altra roba del genere, oppure lo nascondiamo nella lista 12°, 13°. No, mi ha voluto capolista e questa è la dimostrazione che anche Giorgia Meloni cerca e chiede verità e giustizia. Ed è quello che faremo, non c'è ombra di dubbio. Quindi, al di là, io so che c'è tanta gente arrabbiata che non vuole andare a votare, che dice che questo governo doveva comportarsi meglio, tutta una serie di valutazioni che vengono fatte. Però voglio ricordare che non andare a votare significa fare il gioco dei nostri avversari, dei nostri nemici, perché comunque se non si va a votare, vengono sempre eletti 705 parlamentari europei, 76 italiani. Quindi se va a votare la metà delle persone che è andata a votare l'altra volta, comunque verranno eletti 76 deputati al Parlamento europeo dall'Italia e quelli lì rappresenteranno per i prossimi 5 anni i cittadini italiani tutti presso le istituzioni comunitarie. Quindi qual è l'utilità per uno che dice facciamo un dispetto all'Europa e non andiamo a votare? A chi è che lo fa il dispetto se non a se stesso? Perché favorirà l'elezione di quelli che la pensano in modo diametralmente opposto a come la pensiamo noi.